Va bene, allora, pronti? Via. Quindi, Chiara e Fabio, chiudete gli occhi. Questa è una sessione a tre, cioè è una sessione ipnotica con persona di supporto, cioè attraverso Chiara, che ha una forte sensibilità ipnotica, cioè è una medium, praticamente in poche parole, arriveremo a lavorare su Fabio, ovviamente con il suo consenso, perché Fabio ha manifestato delle resistenze all'ipnosi, dei blocchi, e quindi abbiamo preferito avere un'azione più forte attraverso la mediazione di Chiara. Adesso chiedo anche a Fabio di chiudere gli occhi, perché voglio che anche lui segua il processo di induzione dell'ipnosi, dell'induzione all'ipnosi che farò con Chiara. Vorrei che lo seguisse anche Fabio, in modo che rimanesse in uno stato di ipnosi, anche se leggera, ma comunque meglio di uno stato di veglia completa. Quindi, siccome Chiara non ha problemi ad entrare in ipnosi, basta che io conti semplicemente verso il basso per alcuni minuti, però essendoci Fabio, quello che farò è aiutare con qualche esercizio all'induzione dell'ipnosi. Durerà un po' di più, ma lo farò per aiutare un po' Fabio ad andare un po' più in profondità rispetto al normale. Siete pronti, ragazzi? Quindi Sì. adesso io conto da 10 a 1, la prima volta. Usate la mia voce e il mio conteggio verso il basso per andare in uno stato di rilassamento. Così. Profondo. 10, 9, 8. Mentre conto, la mia voce e qualsiasi suono, qualsiasi rumore attorno a voi vi protegge e vi aiuta ad andare ancora più giù, in rilassamento profondo. 8. E se per qualche motivo dovesse cadere la linea, non succede assolutamente niente. 7. Perché nel momento che vi rendete conto che non siete più in linea, aprirete gli occhi, ristabilirete il contatto e continueremo subito dopo. Rientreremo nello stesso stato ipnotico in cui eravamo poco prima di riaprire gli occhi. 8, 7, sempre più giù. Così. Mentre conto verso il basso, sentite la vostra testa che si fa sempre più pesante. Pesante. La vostra testa è pesante. 6. Anche il collo si fa pesante.5. Fabio, ti chiedo solo 2 secondi per riaprire gli occhi, attivare la telecamera. Mi è ricaduta la linea. Tu scendi sempre più giù, Chiara. 3. Nel frattempo, tento di ristabilire la connessione con Fabio, la connessione via Skype.
Bene, Fabio, perfetto. Hai ristabilito la connessione? Bene così, ci siete tutti e due. Due. Adesso comincio a ricontare ancora una volta, da 10 a 1. Perché? Dobbiamo ristabilire la connessione con Fabio. Ancora una volta. Dieci. Adesso anche le spalle sono pesanti. Le braccia si fanno pesanti, il bicipite, il tricipite, l'avambraccio, le mani, entrambe le braccia, fino alle mani si fanno pesanti, sono pesanti. I muscoli del petto si fanno pesanti e i muscoli della schiena diventano pesanti. Tutta la schiena, tutto il petto è pesante. E adesso anche l'addome è pesante. 8, sempre più giù. Adesso potete sentire che i glutei su quella sedia, su quella poltrona, si fanno sempre più duri e pesanti. Pesanti. 7. Muscoli delle cosce si fanno pesanti. Tutta la gamba sinistra e destra. Entrambe le gambe, entrambe le cosce sono pesanti. Cinque. I polpacci sono duri, pesanti. 4. I piedi sono pesanti. 3. 2 e 1. Quello che voglio dirvi è che siamo pieni di interferenze, pieni. Ed è meglio che sia così. Abbiamo materiale su cui lavorare. Fabio è colpito da interferenze che fanno cadere la linea ogni 10 secondi e faremo la sessione anche così. Fabio è pieno di impianti, Fabio è pieno di interferenze, su di lui stanno esercitando tutta la loro forza, tutto il loro potere che hanno attraverso gli impianti. Fabio, adesso mi senti? Bene, che sappi che la tua linea è oggetto di forti interferenze. Adesso è caduta un'altra volta. Chiara, adesso voglio che tu ti colleghi telepaticamente con Fabio, anche se credo che tu l'abbia già fatto. Sì. Bene, abbiamo problemi di forti interferenze. Sì. Interferenze che provengono dalla sede da dove Fabio ci sta Sì. collegato con noi, okay? Sì. Pieno di impianti. Presente. Impianti che creano interferenze fortissime. Fabio è oggetto di interferenze fortissime. Quindi Fabio, abituati.
ad avere la linea che entra ed esce costantemente. Noi faremo questa sessione così. Chiara, adesso voglio che facciamo prima di tutto una scansione, scusa, veloce sul corpo di Fabio. Cominciamo dalla testa. Ti posso già dire che alla testa c'è una presenza. Cosa c'è? Scusa, non ti sento. Sulla sua sommità, sulla testa, c'è una presenza che con le mani gli copre le orecchie, impedendogli di sentire. Bene. Cos'altro vedi nella testa? Una placca metallica. Una placca metallica sulla testa, esattamente che forma ha? Nella forma della sommità del cranio. Ha la forma del cranio completa, no? Sulla sommità. Sulla sommità del capo. Bene. Ed arriva nella zona occipitale, uscendo fuori le orecchie, fino alla fronte, verso Bene. A cosa serve questo schermo? l'occhio. Allo schermo, così che lui non gli venga impedito di potersi connettere. Come, scusa, puoi ripetere? Impedisce che si possa connettere, che il suo corpo etereo possa connettersi. Adesso, Chiara, facciamo una scansione scendendo quindi verso gli organi recettivi del volto, occhi, orecchie, olfatto, la bocca. Controlliamo tutta questa zona, la zona del volto. Una placca nel naso, Una placca nel naso. Bene, un pezzo di metallo. io ho dimenticato di dire che questa sessione, con il permesso di Fabio, che vabbè, è andato via un'altra volta, la farò in doppia lingua, italiano e spagnolo. Quindi tutto quello che dirai, Chiara, io lo dirò in spagnolo e tutto quello che io ti chiederò lo ripeterò anche in spagnolo, d'accordo? Sì. Entonces, Chiara, lo que te estoy diciendo es que esta sesión la vamos a tener en dos idiomas, en italiano y en español, porque esta sesión tiene que llegar también a toda la población mundial que habla el idioma español. Entonces, yo todo lo que tú digas y todo lo que yo te pregunte lo voy a traducir de italiano a español. Ahora, Chiara, adesso controlliamo il volto. Hai detto che c'è una placca nel naso. Cos'altro vedi? Has dicho, Chiara, que has visto un implante en la nariz. Y ahora sigue escanciando toda la cara para ver qué hay más. E non gli permette di sentire gli odori, come se fossero estetizzati, un po' parziale. Vedi qualcosa negli occhi, nelle orecchie, nella bocca? Brizzigo. ¿Ves algo en los ojos, en la boca y en los oídos? Zigomi. En las mejillas, en la parte de arriba de las mejillas. ¿Qué ves ahí? ¿Cosa ves allí? Lo stesso identico, è come se fosse una maschera, lo stesso identico a struttura di metallo che ha nel cranio e nel naso. Bien, como si fuera una máscara. ¿De qué sirve esta parte que está arriba de las mejillas? ¿A qué sirve este implante que está en el zigomi? Serve per agganciare tutto il resto delle altre parti metalliche del cranio. Bien, por lo que. Por los españoles, que antes estaba hablando solo en italiano, hemos visto que en esta sesión hay muchas interferencias por parte de Fabio, porque Fabio tiene muchos implantes y en este momento la interferencia que estamos sufriendo viene por parte de Fabio, al que le cae la línea constantemente, como podéis ver en el vídeo. Se activa, se desactiva, cae y se restablece.
Entonces, Fabio tiene muchos implantes y a través de estos implantes, estos seres están interfiriendo en esta comunicación vía Skype. Bien, Chiara, continuiamo a scendere giù attraverso il collo. Chiara, Sulla lingua. Sì. Ora mismo Clara sta nella lingua. Che vedi nella lingua? Cosa vedi nella lingua? Come una patina, come se fosse una pellicola trasparente. Chiara ve en la lengua como algo que le cubre la lengua transparente. ¿De qué sirve esto, Chiara? ¿A qué sirve? Serve per alterare il sapore. Alterar i sapori. Alterar los sabores. Bien. Ahora Chiara baja y vamos a controlar la zona de los hombros y de todos los brazos, de los hombros hasta las manos, de izquierdo y derecho. Adesso Chiara, scendiamo dalle spalle verso le braccia, attraverso le braccia, verso le mani, sinistra e destra. Il braccio sinistro è molto rigido, come se fosse bionico. El brazo izquierdo es muy rígido, casi como si fuera biónico. Bien, Clara. Vamos a seguir. Continuiamo, Chiara. Stessa cosa per le dita. È come se fosse una protesi, dalla spalla fino alle dita. Bien. Dice que el brazo izquierdo es como si tuviera completamente una prótesis, desde el hombro hasta los dedos de la mano. Completamente. Bien. Adesso, Chiara, per limitare i movimenti e togliere la sensibilità. Per limitare i movimenti, para limitarlo los movimientos y también reducir la sensibilidad. Bien. Ahora Chiara baja el brazo derecho. Controlla Chiara il braccio destro di Fabio. No, niente. Sono dalla parte sinistra per fare come se fosse, siccome a sinistra c'è il cuore, per praticamente creare una schermatura, ingabbiare la zona del cuore. Bien, Chiara ve solo esta prótesis etérea en el brazo izquierdo, el derecho está libre, el izquierdo está elegido seguramente por la cercanía con el corazón, el que le... por eso. Ok, Chiara, continuiamo la scansione, controlliamo il torace, la zona dei polmoni e del cuore. Chiara, vamos a seguir con la con el escaneo y vamos a controlar la zona de los pulmones y del corazón. Il cuore è limitato nel suo pulsazione da questa gabbia metallica. El corazón che parte dalla spalla sinistra. Bien, el corazón está limitado en sus latidos por la presencia de esta jaula que le bloquea toda la parte del tórax y que empieza por el hombro izquierdo. Que hemos visto que empieza por el hombro izquierdo. Bien, continúa ya. Le anche. La cadera. La testa del primo chakra. El primer chakra, o sea que... Sí, el ano, zona del ano. La zona del ano. Bien, ¿qué ves ahí? ¿Cosa ves lì? La zona del ano, primo chakra. Sí, como si fuese una piccola cimice. Parece que hay como un pequeño piloto espía en la zona del primer chakra, en la zona cerca del ano. Bien, sembra che... Lampeggia. Come? Lampeggia, come se mandasse un segnale. Parpadea, algo che parpadea. Bien, continuiamo Chiara. Vamos a seguir Clara. Chiara. Eh,